So, my friends, are you ready for a new episode about the rock band history that is coming up? Here with your Gianluca that is talking about history of Jethro Tull. Ready for this? Ready to go? So, let's go and start with it! Ciao a tutti carissimi amici web radio ascoltatori di Zaius Web Radio in www.zaiuslabnetwork.it. È sempre il vostro Gianluca che vi parla e vi dà il benvenuto, un calorosissimo ben ritrovati a tutti quanti voi che ci state e mi state ascoltando qui con l'ennesima puntata di The Rock Band History, la nuova puntata appunto di questa rubrica musicale prodotta, condotta, creata, ideata scherzo, da sottoscritto naturalmente rubrica musicale, come ormai beh, molti sanno, ma lo ribadisco specie per i nuovi che ci stanno e mi stanno ascoltando, rubrica musicale che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, in onda sempre qui su Saius Web Radio www.saiuswebnetwork.it tutti i giorni dal lunedì alla domenica, e questa puntata è la 74esima dall'inizio pensate del 2012, quindi un anno e mezzo, poco più che andiamo in onda, anzi più di un anno e mezzo ormai, quindi giunta alla sua seconda stagione, il secondo anno, e la 28esima invece che va in onda per quanto riguarda questo nuovo anno, appunto il secondo anno, dove siamo giunti a sollazzarci di questi no scherzo, è la 29esima, volevo vedere se eravate attenti, se qualcuno mi scriverà mai a info@science.com e Gianluca@science.com. dicevo, questa 29esima puntata in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica e nella fattispecie dal lunedì 9 settembre 2013, tutti i giorni nei nuovi appuntamenti che ci sono con The Rock Band History, che sono alle ore 5 del mattino, alle ore 13, ovvero a luna di pomeriggio, in primo pomeriggio, cioè all'ora di pranzo, e poi alle ore 21 in primissima serata, naturalmente alle 9 di sera, dopo cena, così per essere più ascoltabile e fruibile a tutti voi. E invece nei vecchi orari in cui andava in onda The Rock Band History fino a un paio di mesi fa, ovvero alla mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18, va in onda The Rock Band History pillole, cioè il sunto, le pillole di quello che è andato in onda in precedenza, a partire dalla prima puntata, con il solo, dico solo, diciamo così, parlato, registrato, insomma, della parte relativa alla storia, al racconto, il solo racconto della band, rock band di cui si parlava. E stiamo ancora parlando di Dire Straits, invece in questa puntata si continua a parlare dei Jethro Tull. Siamo giunti alla nona puntata dedicata a questa strepitosa band inglese, e prima di ricominciare con i Jethro Tull vi ricordo naturalmente i nostri così diciamo contatti, che sono, dicevo prima, info@science.com, gianluca@science.com per chi mi volesse contattare, e luca@science.com per chi volesse contattare Luca, che è il nostro responsabile del palinsesto organizzativo, anche per venire in diretta web nelle trasmissioni di lunedì sera, perché da lunedì 9 appunto riprende dopo la pausa estiva di Ferragosto, per dare un po' di respiro a tutti, sebbene chi le ferie le ha fatte e chi non le ha fatte noi di Science Web Network siamo sempre qui e vi aspettiamo appunto per ogni lunedì, l'appuntamento del lunedì sera alle 10. Non so cosa sto dicendo, ma lo dico talmente veloce perché vado di fretta e corsa, vi devo dire tante cose. E novità assoluta, è partita finalmente una nuova trasmissione, un nuovo programma che va in onda per un'ora e mezza circa, scarsa, e che parla con le band, della musica delle band, BMT, Band Music Time, sempre a cura mia, in inglese e in italiano, con le band che ho scovato in giro, in onda tutti i giorni, dal lunedì in poi, no scherzo, è già in onda alle 3 del mattino e naturalmente alle 15, quindi alle 3 di pomeriggio, anzi scusate, alle 3.30 e alle 15, quindi alle 3 e alle 3 di pomeriggio e di mattina, insomma sempre CET, Central European Time, orari italiani. Bene cari amici, allora riprendiamo con la storia dei Jethro Tull, dove eravamo rimasti. Volevo dirvi tantissime altre cose, ma come sempre il tempo è tiranno e non ce la faccio, ed eravamo arrivati con i Jethro Tull l'altra volta nella precedente puntata a dire che avevano partecipato nel 1970 all'isola di Wight insieme ad altre band, e vi fu appunto Nothing Is Easy, che è live at Isle of Wight nel 1916, che questo è l'album davvero importante. Nel 2005 venne prodotto il disco Aqualung Live, versione dal vivo del celebre album del 1971, registrato nel 2004 dalla formazione dei primi anni 2000, cioè Ian Anderson,
Ian Anderson, diciamo meglio all'inglese, non all'italiana, Martin Barre, Don Perry, Jonathan Noyce e poi anche Andrew Giddings. L'esibizione fu riservata ad un audience di 40 invitati negli diciamo così XM Studios di Washington, e l'intero incasso del disco venne poi donato in beneficenza ad associazioni benefiche in favore dei senza tetto in occasione del noto Montreux Jazz Festival. Davvero importante anche questo, se avete l'occasione di andarlo a vedere andatelo a vedere, merita anche Montreux, molto carina. I Jethro Tull tennero un concerto nel 2003 appunto a Montreux in Svizzera, sul lago, davvero strepitosa questa località, l'ho visto anche questa e ve la consiglio per questo. Quattro anni dopo, nel 2007, questa esibizione venne pubblicata su CD e DVD nell'album dal titolo Live at Montreux 2003, quindi Live at Montreux 2003, e fu un prodotto molto ben accolto dai fan, in quanto l'acustica, soprattutto della sezione ritmica, fu davvero notevole. Ascoltatevelo, e l'intero repertorio della band, da This Was fino a The Jet Total Christmas Album, fu portato in scena con esecuzioni davvero impeccabili. Tra il 2006 e il 2007 sia il tastierista Andrew Giddings che il bassista Jonathan Noyce lasciarono così la band. La formazione vide quindi l'ingresso nel gruppo del nucleo di musicisti che faceva da supporto agli album solisti di Ian Anderson, cioè il bassista David Goodyear, il tastierista ed arrangiatore orchestrale John O'Hara e il batterista James Duncan, già presente in The Jethro Tull Christmas Album, ed il chitarrista Florian Opel. Naturalmente questa band davvero strepitosa ho avuto il piacere di vedere in esibizione anche questa formazione. La mitica esibizione della band, tenutasi nel 1978 al Madison Square Garden di New York, prima diretta televisiva mondiale transoceanica, pensate un po', venne proposta poi successivamente nel 2009 in un cofanetto, un box di CD più DVD della EMI dal titolo Live at Madison Square Garden 1978, quindi Live del Madison Square Garden del 1978. E nel CD e nell'omonimo una battuta alla Totò, nell'omonimo video si ripercorre la serata di 31 anni prima, naturalmente appunto del 1978, dove la classica line-up degli anni 70, formata da Anderson, Barre, Heaven, Even, Palmer e Barlow, con l'aggiunta del bassista Tony Williams in sostituzione dello sfortunato John Glasgow, ripropose il classico repertorio presente anche nel primo live del gruppo Bursting Out, pubblicato nello stesso anno. Nel 2009 poi il disco live Christmas at St. Bride's 2008 venne incluso con la ristampa di The Jethro Tull Christmas Album, mentre il concerto tenuto nel 2008 a Basilea, Basel in Svizzera, venne pubblicato nel 2009 nel DVD Light at AA, naturalmente io AVO, cioè AVO Session Basel, naturalmente ve lo consiglio, la AVO fa sempre cose eccezionali anche con altri gruppi. E dagli archivi del gruppo venne poi estratto un video di esibizioni dal vivo tenutesi in Germania dal titolo Jackie in the Green Live in Germany 1973, cioè 1970-1993, nel 2008 questo, e i concerti principali tratti dal Rock Pop Concert del 1982 e dall'Outing in the Green del 1986, senza dimenticare le incursioni poi negli anni 70 con la formazione classica di Stand Up and Benefit. Nel corso del 2013 venne pubblicato il video Around the World Live, con 4 DVD contenenti esibizioni dal vivo dal 1970 fino naturalmente al 2005, quindi davvero strepitosa questa grande, diciamo, discografia dei Jethro Tull, naturalmente con diverse località del mondo in cui venne registrato questo live Around the World, appunto intorno al mondo. Il 2008 fu l'anno del 40° anno di carriera dei Jethro Tull, e per festeggiare questo evento davvero importantissimo venne organizzato un grande tour mondiale e venne pubblicata una versione deluxe rimasterizzata in doppio CD del primo album della band, This Was, e qua naturalmente 14th Anniversary Collector's Edition. Questo era il 40° anniversario, diciamo così, l'edizione da collezione. La pubblicazione ufficiale celebrativa dei 40 anni di attività del gruppo fu il doppio DVD documentario Classic Artists, Their Fully Authorized History. Stavo dicendo The Rock Band History. E naturalmente il documentario vide la presenza di molti degli storici membri della band che illustravano così la storia e la loro lunga storia dei Jethro Tull attraverso un percorso narrativo che parlava un po', diciamo così, dagli anni 70
in poi, o meglio dagli anni 60 sino ad arrivare agli anni 2000. E in seguito fu pubblicata una versione deluxe remasterizzata di doppio naturalmente CD più il DVD del secondo album della band Stand Up Collectors Edition 2010, e venne celebrato il 40° anniversario nel 2011 di Aqualung, l'album di maggior successo, con l'uscita di due versioni del disco, cioè la 40° anniversario, diciamo, Collectors Edition e la Special Edition. Entrambe riproposero i brani di Aqualung rimasterizzati e remixati in doppio CD, con l'aggiunta di diversi brani extra, e nel caso della 40th Anniversary Collector's Edition, la riproposizione del disco in vinile, addirittura pensate in poi, e anche in DVD e in Blu-ray. Bene cari amici, anche per quanto riguarda i Jethro Tull in questa 74esima puntata, la 28esima, scusate, la 74esima, 28esima edizione dell'anno, l'ho detto per vedere se eravate attenti, è finita. Il vostro Gianluca vi dà ancora un saluto carissimo, un ringraziamento per essere qui con noi all'ascolto di The Rock Band History di Sirius Web Radio in www.siriuswebnetwork.it. Vi aspetto sempre numerosi nella prossima puntata, spero appunto la prossima settimana. Vi ricordo che con la prossima puntata chiudiamo con la decima dedicata ai Jethro Tull, la storia di questa fantastica band. Se avete da proporre richieste o naturalmente suggerimenti di qualche band che volete che sottoscritto ve ne parli, scrivetemi pure a info@sirius.com, o meglio ancora a gianluca@sirius.com. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook, in Facebook con il nome Sirius Web Network, nonché con Twitter ci potrete seguire con il nome @Sirius, e su YouTube troverete le cose che il grande Sirius, mitico Sirius, carica per voi con il nome Sirius Radio. Ben presto saremo anche in nuove piattaforme, oltre che il sito, il blog e la pagina. E chi mi volesse anche contattare personalmente mi trova in Facebook con il nome Gianluca Mancuso. Quindi vi aspetto numerosi, avete tutti i nostri contatti, mi raccomando scrivete, che noi saremo ben lieti di accogliere le vostre naturalmente idee, suggerimenti, richieste, messaggi, e di rispondervi in prima persona. Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima, un abbraccio, ciao.